Enrico Di Giuseppe Antonio, lei è sindaco di Fostacesia, ma come coordinamento regionale dell'UDC ha lanciato un po' l'allarme per la carenza idrica, chiedendo la convocazione urgente di una riunione tra Regione, Aersi e società di gestione e comuni. L'emergenza sta scendendo verso il centro e sud d'Italia. Leggiamo tutti i giorni quello che purtroppo vivono i cittadini e le imprese del nord. Dobbiamo prevenire e stare attenti. Come partito l'UDC abbiamo chiesto al Presidente della Regione di convocare un tavolo, mettere intorno a questo tavolo tutti i soggetti interessati. Ci sono problemi molto gravi che riguardano la distribuzione idrica. Si può partire prima degli investimenti importanti per aggiustare le reti idriche interne. Sono rotte, c'è perdita di acqua e siamo una delle regioni dove c'è la più alta perdita di risorse idriche. Cosa fare? Tanto il Presidente della Regione si attivi e noi sindaci siamo a fianco di chi ovviamente conduce una battaglia per ottenere risorse necessarie per risolvere definitivamente questa situazione. Poi ovviamente ne risente anche l'economia. Io sono sindaco di una località turistica che sta andando bene. Immagino se dovesse succedere quello che abbiamo vissuto soprattutto nei mesi invernali, quando l'acqua è mancata tutti i giorni. Per quanto riguarda il suo comune, l'arrivo di turisti, quindi questo incremento di popolazione, la preoccupa in relazione alla carenza idrica? Certo, mi preoccupa un po' la difficoltà in cui vive l'intera comunità, le imprese, l'agricoltura e mi preoccupa anche l'economia turistica. Penso che sia un pilastro importante della nostra economia. Allora, rinnovo l'invito, dobbiamo cercare di risolvere i problemi, non chiacchierare inutilmente.